Buon salve ragazzi e benvenuti in questa nuova fantastica avventura. Oggi siamo su questo nuovissimo giochino molto interessante, si chiama King's Way. È tra le cose date in omaggio per chi ha Twitch Prime. E adesso andiamo subitissimo a iniziare la nuova avventura. Non ci ho ancora mai giocato, è la prima volta che lo apro, l'ho appena finito di scaricare addirittura 5 minuti fa, perché pesa addirittura 58 Megabyte, quindi è veramente difficilissimo da scaricare. Andiamo subitissimo a mettere il nostro nome, il pixel matto, e una classe. Un avventuriere? Eccoci qua, allora, un avventuriere. È un... ok, non, è un carattere fatto abbastanza, insomma, per tutti gli usi. Non bravo in niente, non cattivo in niente. Ottimo. Un carattere forte, molto skillato e con grandi potenti armi. E corazze. Questo invece, vabbè, tanta magia e corazza breve. Questo è molto agile e sa fare un sacco di cose in battaglia. E questo qui invece è strong, ma ha una brutta reputazione. Non lo so, non lo so in realtà. A me piace essere un mago, quindi ci mettiamo a fare i maghi. Dai, facciamoci i maghi. Ah, guardate, ci sono tutte le varie skilline qua. L'avventuriero è tipo così così. Il guerriero è fortissimo, ha un po' meno di vitalità, ha un pochissimo intelletto. Questo qui, il mago invece è intelligentissimo, ma dura poco. Questo qua ha più agilità, abbastanza intelletto. Sapete che però quasi quasi questo qui è un pochettino fatto meglio, quindi vediamo un po' se possiamo cambiare. Ah, possiamo addirittura anche cambiare le cose. Vediamo un po' come possiamo scegliere. Ah, eccolo qua. Molto interessante. 2, 3. Com'è carino questo? È perfetto. Siamo ciccioni. Questo non so cosa sia. Ah, no, no, no. Un mondo che cambia tutti i giorni. No, no, ragazzi. Allora, devo scegliere un premio iniziale. 6 di vita. 2 di magici, di punti magici o 20 gold. Io direi che saremo molto bravi, molto cattivi, cioè non saremo molto bravi a giocare, quindi direi che prendiamo 6 puntozzi. Ed eccoci qua. Ok, ma... ah, clicca 2 volte sul... ok, bene, perfetto. Se clicchiamo 2 volte qua, siamo nel mondo, perfetto. I cerchi gialli nella mappa sono i nodi. Ok, clicchiamo un nodo per andare in quel punto lì. Ok, d'accordo. Ma non c'è un sonoro in questo gioco? Cioè, non sento musica né niente. Oh no, c'è una battaglia. Alcune locazioni hanno eventi che vengono triggerati, cioè vengono attivati quando arrivi. Devi insomma, devi per forza tenere a bada l'evento, devi fare questa cosa prima di poter proseguire, quindi attacchiamo. Oh no, allora, quando in una battaglia tu puoi scegliere una cosa possibile. Riuscire a fare entrambe le cose è veramente difficile, e quindi dobbiamo premere questo pulsante per poter attaccare. Ah, ci sono varie attività, varie abilità che possiamo fare, bloccare, attaccare o scappare. Lui non fa niente perché è Dummy, quindi noi lo attacchiamo. E abbiamo preso 5 di esperienza. Con il loot, presumo che prendiamo le cose. Non c'è niente. Ok, perfetto. Usciamo di qua. Continua, abbiamo attaccato. Bene. Incontrerai battaglie mentre ti sposterai, così come eventi. Se tu incontri un nemico troppo potente, puoi sempre cercare di scappare. D'accordo, ma io mi preoccupo però che non sento alcun tipo di suono e non so se sia normale o meno questa cosa. Oh, ed eccoci qua, finalmente sentiamo anche un po' di musica. Era proprio quello che ci serviva. Ok, quindi torniamo nel nostro mondo e continuiamo ad andare avanti. Finalmente sentiamo le cose. Possiamo anche ispezionare. Ispezionare, cosa succede? Boh, niente, ci dice questa è la distanza. Ok, va bene, perfetto. Andiamo. È molto meglio col suono. Ritornare nella superficie. Ok, d'accordo. Wow, siamo usciti. Questa è la terra del re. Nel castello del re è ad est. Ad
Ma stai attento perché andando adesso è troppo velocemente. Ci sono mostri potentissimi vicini al castello del re. Quindi prendi il tuo tempo per prendere. Ok, insomma, bisogna fare un po' di esperienza prima di andare lì. Abbiamo una quest. Andiamo subito a vedere cos'è la quest. Clicchiamo sulla quest. Orientation. Presumo sia la cosa, insomma, base per iniziare. Oh mio Dio, quanto è lunga. Allora. Siamo in un'avventura. Ok, dobbiamo andare nel castello. La prima cosa che devi fare è apprendere. Acquisire la guilda. La gilda, presumo. È un'organizzazione che, ok, vabbè, insomma, che ci permette di fare delle cose. Le loro ricompense saranno essenziali per il tuo viaggio. Portagli questa lettera, insomma, per fare le cose. Quindi dobbiamo andare, tipo, a cercare questa cosa. Quindi ora devo trovare il modo di andare lì. Però ora che ci penso, possiamo anche far partire un po' di musica. Vediamo un po' che succede. Però è troppo veloce, troppo forte. Quindi la riduciamo a icona. Ok, lo status è qua e ora andiamo un pochettino, non troppo a est, non troppo qui, ma io andrei tipo qui. Travelliamo verso lì. Oh no! Una battaglia! Una battaglia! Attacchiamo, attacchiamo! Aia, ci ha fatto male! Guardate come shifta qua tutto giù. Proviamo un po'. Oh, l'abbiamo vinto! Ah, abbiamo vinto! Era un serpentello, era tipo. Vediamo un po' se ci dà qualcosa. Non ci dà niente. Perfetto, continuiamo. Ci ha fatto un pochettino male. Ok, qui ora cosa ispezioniamo? Vediamo se c'è niente. Non c'è assolutamente niente. Io presumo che devo andare qua. Però ha detto di fare con calma, quindi andrò qui. Oh mio Dio, vediamo una figura nella distanza. Sembrano spaventate, ma io sono una persona brava, voglio vedere cosa dicono. Oh no, è malata, è stata colpita da qualcuno e ci chiede aiuto. Ma non. Aspetta, non abbiamo una pozione, andiamo a cercare una pozione. Perfetto, torneremo con una pozione, spero. Andiamo di qua. Una battaglia! Colpiamo, colpiamo! Aia, ci ha fatto male. Blocca. Basta bloccare, non voglio più bloccare, voglio attaccare. Ci sta facendo malissimo. Ok, dimmi che c'è qualcosa, non c'è niente. Ok, usciamo di qua. Vediamo. Un'altra figura che è curiosa. Parliamo. Prende a questa strana figura. Tiene qualcosa di prezioso e non vuole parlarne, tipo. Questa figura dice che ti venderà questo coso. Ma quanti soldi c'ho? My bag. Ma io vorrei sapere quanti soldi c'ho. Cosa faccio? Lo compro? Ma non. Ragazzi, non so. Dove li troverò i soldi? Questo? Non mi interessa. No, vabbè. Lo rubiamo? Rubiamolo, dai. Mi attacca. Vabbè, mi attacca, io. Mi ha fatto malissimo. Mica, mi fa 4 danni. Mi sa che scapperò. No, vediamo che succede se moriamo. Scappiamo. No, non posso scappare. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. No, è bellissimo. No, no, no. Io do un. Ciao, veramente, è fantastico. La schermata blu della. No, 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 non posso. Questo è il giocone del. È bellissimo. Ma siamo morti? Oppure possiamo continuare? Ah. Cioè, nel senso. Wow. Bene ragazzi, si ricomincia da capo la nuova avventura chiamata il Pixel Matto. Ok, ora sappiamo che non dobbiamo morire, insomma, torniamo qua e facciamolo un pochettino random stavolta. Ok, questo qui è abbastanza strano. Quindi iniziamo, prendiamo 6 puntozzi.
Oppure 20 gold, no, non 6 puntozzi, abbiamo visto che ci è servito un sacco. Ed eccoci qua di nuovo all'inizio dell'avventura, quindi ricominciamo a travellare fino a lì. Stavolta non abbiamo incontrato nessuno. C'è un... Ah no, c'è il coso, il Battle Dummy, ok, d'accordo. Questo non ci fa niente, quindi possiamo attaccarlo. Ok, c'è loot, non c'è niente, quindi andiamo avanti. Perfetto. Puoi incontrare... Vabbè, sono i soliti di prima. Ok, solito suggerimento di prima. Ma posso fare dell'altro qua? No, posso soltanto andare qua. Ispezione, non mi interessava ispezionarlo, volevo travellare. E apriamo un po' di musica di nuovo, stavolta andiamo sulla seconda musichettina. C'è una chest, vediamo cosa c'è. C'è un segno, una pozione per avventuriero. Ok, abbiamo preso la... Abbiamo double click my bag to view. Ok, quindi devo cliccarci sopra due volte. Comunque io direi che posso fare così. E l'abbiamo messa qua. E ora così possiamo andare. Sempre che qua ci sarà di nuovo uguale a prima. Se è uguale a prima, potremo andare dalla signorina e regalargli. Ma è diversa la terra stavolta. Andiamo qua. Andiamo qua. Vediamo se troviamo qualcuno. Non troviamo nessuno. Oh, no, attenzione, aspetta. Troviamo qualcuno su una roccia che sembra spaventato. Oh no, sì, gli diamo una pozione. Vediamo un po'. Oh, ok, ci ringrazia, parliamoci. Ciao, ci dà un tesoro. Sì che lo vogliamo il tesoro. Parla di rumori, parla... Boh, rumori? Allora, cosa ci dice? Ci dice che hai sentito della fondazione? Loro sono nelle montagne evocando demoni. Ma perché? I demoni sono così pericolosi, stanno sicuramente facendo qualche piano malefico. Ok, molto interessante. Andiamo qui. Traveliamo qua. Oh, mi sono dimenticato. Potrei... Dovrei... Ok, non abbiamo trovato niente. Dovrei, probabilmente... Se io clicco qua... Ah, eccolo qua. Questo è una spada... Vuota, rotta. Se faccio così, no, come non possiamo usarlo? Si vede che non siamo abbastanza forti. Ok, d'accordo. Dobbiamo aumentare un pochettino. Guardate quante cose. Ok, molto interessante. Bene, usciamo di qua, usciamo di qua, usciamo di qua. Io non so se andare in questo castello. Io aspetterei ancora un pochettino. Voglio, eccoci qua. Dobbiamo prima un po' fare un po' di esperienza prima di. Ah, ci ha fatto male prima di morire. Lootiamo, non troviamo niente. Andiamo avanti. Ok. Un'altra battaglia. Colpiamo anche questo zombie cattivissimo. Mamma mia. Ma questo giochino però è molto interessante. Molto carino. Soprattutto il... Un cappellino. Che carino. Prendiamo il cappellino. Chissà se possiamo metterci il cappellino. Ce lo possiamo mettere il cappellino? Dimmi che posso mettermi il cappellino. Oh, abbiamo un grazioso cappellino che... Mi dà un po' di difesa. Boh, vabbè. Il grazioso cappellino ci dà la difesa. Perfetto, ora siamo qua. Oh no. Una casa distrutta. Entriamo? Certo. Siamo davanti all'entrata della casa derelitta, casa distrutta. E ci sono un sacco di stanze. Dove vogliamo andare? Andiamo al piano terra per ora. È chiusa. C'è una chest vuota. Cioè, è chiusa. Proviamo a sbloccarla. Ora, una volta sbloccata, proviamo ad aprirla. Oh, abbiamo trovato dell'armor. Ma aspettate, io posso direttamente fare così? Non va qui. Non va qui. Andrà qui probabilmente. Non possiamo ancora usarlo, quindi lo portiamo nella bag, che lasceremo qua aperta. Quindi ci rimettiamo la cosina. Ciao! Il libro della Mastery, dell'ascia. Proviamo a usarla, vediamo un po' se posso usarla. Ora possiamo usare le asce, che non è comunque questa. Ah, probabilmente, ecco, probabilmente noi non è che non possiamo usare questa perché non sappiamo farlo, ma perché non sappiamo, cioè non abbiamo esperienza, ma probabilmente non sappiamo farlo ancora, dobbiamo trovare qualche libro. Quindi torniamo fuori, siamo andati qua. Ora andiamo a vedere qua. Oh no, c'è un rumore? Boh, entriamo indietro. Ok, d'accordo, nella hall. Ci sono delle scritte non leggibili. Ok, nell'attico. Oh no, attenzione, ci attaccano, ci attaccano.
Ci attaccano e ci hanno fatto malissimo. E l'abbiamo ucciso. Vediamo se ci dà qualcosa. Una chiave molto interessante. Vediamo un po' se possiamo usare questo coso. Questo lo possiamo usare. Ci dà un po' più di difesa. Questa la teniamo lo stesso per ora. Ok, grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. E abbiamo visto tutto, quindi possiamo andarcene dalla casuccia. E siamo ancora veramente nabbi. Quindi io andrei. Voglio andare lì. Voglio andare lì. Tutturu, 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 tutturu. Andiamo qua. Tutturu, 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 tutturu. Io non so se dovrei abbassare un pochettino la musica. Nel dubbio la abbassiamo un pochettino. Allora, c'è un altro tipo sulla distanza. Ah, ok, questo è quello di prima. Ma io ci proviamo a darglieli. Io non so se ce l'ho i soldi. Ma io ci provo. Non so quanti soldi c'ho. Vorrei sapere come si fa a sapere quanti soldi c'ho. Comunque ci ha dato questo. Gli viene dato l'oro e ci ha dato questo tesoro. Uno scudo. Lo possiamo usare? Non possiamo ancora usarlo. Maledetto lui. Vabbè, noi abbiamo questo scudo. Ah, eccoli qua. Livello 3. Livello 4. Livello 4, ma mamma mia, mamma mia. Ok, va bene, le potremo usare più avanti. E quindi, insomma, parliamo a questo tipo. Ci dice: un buon riposo. Ah, ok, d'accordo. Quindi, insomma, se ci riposiamo, ci miglioriamo. Insomma, riprendiamo un pochettino di vita, probabilmente. Ma come faccio a riposare? Anche questa è un'altra cosa. Io vado qui, magari posso andare su. Boh, player, ce l'ho qui. Status, ce l'ho già qui, ma non c'è il tasto riposa. Quindi, ah, eccolo qua, gold 33, eccolo qua, lo volevamo. Vabbè, io proverei ad andare al castello. Dai, andiamo al castello. Oh no, una medusa? Cioè, scusa, c'è una medusa! Una medusa potentissima. Tipo. Oh, mamma mia, attenzione, 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 attenzione. Ci sono un sacco di meduse. Mamma mia. Ci sta attaccando. Siamo saliti di livello intanto. Allora, attenzione. Allora, abbiamo livellato. Abbiamo livellato, quindi abbiamo più un punto di health, più un punto di difesa, 3 stat points, un skit points. Ok, prendiamo una nuova skill. Ho capito. Wow, interessante. Quindi possiamo. Il 6% che il nemico ci manchi. 3 pozioni. Poison? Tunax. Ok, questa credo sia una cosa tipo. Una delle nostre arti. Boh. Aprire le cose. Aprire le cose chiuse senza usare una chiave. Questo è molto interessante. 4% di vita dopo ogni battaglia, anche questo è molto interessante. Possiamo fare il 4% di critico e all'inizio della battaglia il nostro attacco è 40% più veloce. Non lo so se prendere questa oppure recuperare un po' di vita. Io direi che per ora prenderei questa, che magari livelliamo abbastanza velocemente, quindi facciamo questa. Ne possiamo fare un'altra? Presumo, non lo so. Forse possiamo fare ancora un'altra. No, non possiamo. Ah, mi sa che queste cose sono tipo. Boh, non lo so. Ok, quindi questo lo chiudiamo. Poi andiamo qui e distribuiamo i stat points. Non possiamo ancora farlo, non capisco. Qua? Qui? Non capisco. Devo distribuire stat points, ma non mi dice come farlo. Vabbè, lootiamo qua e non troviamo niente. Ok, lootiamo qua e non troviamo niente. Ok. Ok. New message. Skeleton in your area. Ok, d'accordo. Che ci dici? La chiesa dell'ascendenti ha trovato dei morti, tipo ha fatto. No, ha fatto rinascere dei morti dal loro cimitero per proteggere se stessi da molte cose nella terra che stanno. Che ci sono in questi tipo.
giorni, qualcosa del genere. Sfortunatamente gli animatori della chiesa hanno perso, spesso perdono col tollo dei loro non morti, e quindi, insomma, il nostro problema è che dobbiamo portargli alcuni scheletri intatti per avere un buon, insomma, per poterli tipo incenerire di nuovo. Quindi dobbiamo trovare quattro skull per loro e ci darà il Traveler Link, l'anello, tipo. Ok, d'accordo. Qui invece dobbiamo fare un'altra cosa. Qui dobbiamo fare. Ah, no, ci siamo andati, quindi basta, non ci interessa nient'altro. Presumo la gilda che ci dà. Eccolo qua. Sì, va bene, d'accordo. Sì, scusa. Ah, ok, qui il. Allora, ho capito, ho capito, ho capito. Questa qui noi ci possiamo mettere le cose che non possiamo ancora usare, per esempio, tipo queste, ma per ora le terremo. La maglietta che non ci serve niente, questa la togliamo invece. Ciao. Ok, quindi questo è il nostro spazio, il nostro inventario. Qua possiamo comprare delle pozioni. Qua possiamo dormire. 8 gold per dormire, d'accordo. Qua possiamo comprare delle armi. E qua le cose magiche. E qua per poter viaggiare ancora non possiamo farlo. Perfetto, quindi dobbiamo cercare. Wow, è lontanissimo, andiamo tipo lì. Sì, mi interessa andare subito lì. Quindi andiamo lì e andiamo a cercare un po' questi skeletons. Ci c'è la barchetta, che carini. Un serpente. Un serpente, uccidiamo un serpente. Facciamo uno. Gli facciamo uno, gli facciamo. Lui ci fa due, ne facciamo uno. Facciamo veramente schifo. Facciamo veramente schifo. Lottiamolo, non troviamo niente. Ci ha trovato un gold, però un goldino e. Ok, d'accordo. Che livello siamo? Livello 2, mamma mia. Che brutti che siamo. Io andrei qua perché c'è qualcosa che mi ispira un sacco qui. Vediamo cosa troviamo. Una casa deserta. Voglio entrare, certo. Oh, perfetto. Siamo dentro la casa deserta. Ci sono un sacco di stanze. C'è una chest. Apriamola. Abbiamo tolto. Non abbiamo più la chiave. Ok, d'accordo. Cosa troviamo? Troviamo questa che non so cosa sia. Che cos'è? Ci teletrasporta nel fortino più vicino, molto interessante. E questo ci dà più agilità, più 12% di damage ai non morti. Interessante, interessante, ce lo mettiamo subitissimo. Molto interessante, grandissimo. Possiamo dormire. Sì, dormiamo. Tutto 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 tutto. Oh, buonanotte. Buongiornissimo, caffè. Attenzione, abbiamo trovato una persona fortissima che. Ah, ci ha fatto malissimo. Dopo potremo dormire, dopo torniamo, cos'è? Wow. Forse era un attacco speciale, non lo so, non riesco. Non sono riuscito a leggerlo, ma l'abbiamo quasi uccisa. Gli facciamo tipo niente, ma l'abbiamo mo è morta. E abbiamo trovato il ring della furia. 4% di attacco in più. Beh, sì, molto interessante. Magari lo vendiamo se non ci serve. Bene, ok, torniamo indietro. Ora andiamo nello studio. Non. È piena. La porta è piena di buchi. Ora dormiamo un altro po' per tornare al 30. Alla vita completa. Usciamo di qua. Bene, la casetta l'abbiamo presa. Possiamo entrare qua. Andiamo qui. Oh no, uno scheletro. Oh, ecco, dobbiamo trovare quattro di questi scheletri. No, non volevo bloccarlo. Volevo attaccare. Attaccare. Ci sta facendo malissimo, tipo niente. Ma anche noi non gli facciamo praticamente niente. Ok, è morto. Lottiamo, 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 lottiamo. Ho uno scheletro, una chiave e addirittura una pozione. Mamma mia. Ragazzi, continuiamo. Canta. Aspetta, la ghilda ci vuole. Ci parla la ghilda. O la gilda, come cavolo si dice? Avoid. Mamma mia. Ok, probabilmente ci lancia delle cose. Ci lancia. Oh, ci sta facendo malissimo. Ci sta facendo malissimo. Avoid, avoidata, abbiamo saltato anche questo, mamma mia, che bel giochino. Oh no, no, no! Ci ha avvelenato, ci ha avvelenato, mi sono distratto un secondo, mi sono distratto. Oh, è morta. Ah, siamo poisoned di nuovo. L'abbiamo uccisa, 5 gold, un'ascia. Possiamo usarla l'ascia? Questa la possiamo usare? No, non possiamo ancora usarla. Ah, che fatica. Questo lo possiamo ingrandire però invece, vedi? Siamo avvelenati? Non capisco. Boh, va bene. Allora, succedono delle cose.
Poisoned, che vuol dire? Non posso cliccarci sopra, cioè non vedo che succede con il Poisoned. Boh, anche questo, i stat points. Quest, oh, tu sei abbastanza. Ah, sei abbastanza forte. I membri della Gilda, ci sono grandi gruppi di skeletons nell'area dei membri. Qualcuno può aiutare a distruggere queste cose che noi non vogliamo? Ovviamente daremo una bella ricompensa perciò. E ok, quindi c'è una stellina. Ok, bene, dobbiamo uccidere queste cose qua. Bene, bene, molto interessante, molto interessante. Vediamo un monolito. Sì, dai, andiamo a vedere cosa succede col monolito. Una tower. C'è una tower sotto di me asso che assorbe i suoni dell'area. Facciamo un'offerta. Ma cosa gli facciamo? Un'offerta? Cosa gli diamo? Oh, gli dovrete qualcosa, cavolo. Ma io non volevo dargli qualcosa. Gli diamo il cappellino? No. Diamo uno scheletro. Ne prenderemo altri, dai. Diamogli uno scheletro. Diamogli lo scheletro. Dammi ok, vediamo un po' cosa ci vuole. Non succede niente. Ma allora va a fan. A quel paese. A quel paese per te. E io andrei verso là che ci sono gli scheletrozzi, dai. Oh no, eccolo qua. Stavo parlando di scheletri. Scheletro! 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 Attacchiamo lo scheletro. Siamo anche poisonati. Siamo anche. Bam! Mamma mia. Stat points, skill points, perfetto. Cosa prendiamo adesso? Cosa prendiamo adesso? Vediamo un po'. Oh, io direi che prendiamo questo. Perché se no c'era anche il critical. No, prendiamo. Sì, dai, prendiamo questo, dai. Ole. Tac. Mamma mia, come siamo bravi. Ok, perfetto, quindi lootiamo qua, ci troviamo un'altra chiave e un bone club, eccetera, eccetera, eccetera. Molto interessante, direi che. Cosa. Ah no, ok, vabbè, questo sono. Ok, d'accordo. Comunque, questo giochino è veramente interessante, direi che per oggi abbiamo fatto anche abbastanza. Ci sono questi. Da distribuire questi stat. Ah, eccoli qua, non li trovavo, eccoli qua. Diamo un pochettino più di un po' più di strength e un pochettino più di intelletto e un altro po' di. Ah, questo qui, melee weapons, health points, attack speed, anche un po' di attack speed e vitality. E quante ce n'ho ancora da poter fare? Non lo so, c'è scritto qua. No. Perfetto, facciamo ancora un po' di strength. Un po' di strength e un po' di intelletto, se posso. Ah, erano qui scritti. Perfetto. Bene, l'abbiamo distribuiti. Come siamo bravi. Non so cosa sia questo affare qua. Probabilmente è il bilanciamento tra veloce e lento come la morte. Qualcosa del genere. Siamo di livello 3. Vediamo un po' se possiamo usare qualcosa. Questo qui livello 3 vuole. Quindi possiamo metterlo. Mamma mia, siamo più grandissimi. Difesa 10. Questo qui voleva livello 9. Mamma mia. Poi avevamo anche questo, se non sbaglio, livello 4 e basta, perfetto. No, avevamo anche questo che era però livello 4. Ok, perfetto. Bene, ragazzi, per oggi direi che è tutto. Abbiamo fatto un sacco di cosuzze interessanti. Questo gioco lo trovo bellissimo, ma veramente bellissimo. Quindi ragazzi, per oggi è tutto, questo video è durato una marea, ma ne è valsa la pena secondo me. Ci vediamo alla prossima puntatozza mentre mi leggo questa quest che mi dice di andare al castello e che andare al castello non è così semplice, ci sono tre beacons che. Ah, ragazzi, sapete che quel castello probabilmente non era il castello in cui volevo andare? E quindi insomma dovevamo trovare una mappa nello storage box. Ah, eccolo qua, la mappa. Dobbiamo usare la mappa. Eccole qua, tutta. Oh mamma mia, non la leggerò mai, sarò qui. Comunque ci dirà come fare le cose. Questo qua cos'è allora? Ispezioniamolo. Questo è un forte. Vedete, vedete, vedete. Questo è un forte, questo è un crack. Questo là. Infatti diceva che era verso est. Ma questo infatti non mi sembrava molto est. Quindi. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puttanozza di.
Kingsway. Per oggi è tutto, ci vediamo. E mi raccomando, seguitemi su Telegram se volete nuove notizie interessanti. Ci vediamo alla prossima puntata dal Pixel Matto, un bel mi piacione. Ciao!